Antonella Valli, counselor. Mi nombre es Jimena Sanz de Santa María, soy psicóloga, soy colombiana, psicoterapeuta. Ruggero Dell'Aquila e lavoro al Ministero delle Finanze e mi occupo di coaching. Sono Ivano Cincinnato, sono uno psicologo, psicoterapeuta e dirigo il centro di clinica e formazione strategica di Roma. Mi chiamo Luisa Aguirre e lavoro come professora in questioni di psicolinguistica. Stefano Setten, psicologo. Io sono Juan Luis Blasco, sono specialista in psicologia clinica in Spagna. Marco Lazzarini, sono un allievo del terzo anno della scuola di psicoterapia strategica. Monica Pierlorenzi, sono un coach. Stefania Cervoni, un counselor e mediatrice familiare. Mi chiamo Teresa, sono psicologa forense e lavoro con i giudici di Madrid e tengo consulta anche clinica. Sono Marisa San Juan, sono del País Vasco. La comunicazione in tre parole. Magia. Parola. Qualche cosa che va oltre il verbale. È un processo di influenzamento reciproco. Wow. Efficacia. Anche stratagemmi. Meraviglia. Non lo so. Immagine. Linguistica. Humanidad. Una relazione. Direi fondamentale, non si può non comunicare. Gli argomenti che mi interessano sono più che altro l'influenza, la persuasione nella comunicazione e la manipolazione nelle relazioni interpersonali. Sono venuto qui perché sono molto interessato alla performance. Bueno, me gustó mucho lo que planteó. Le nuove tecniche di comunicazione strategica che permettono di ottenere risultati, diciamo, sorprendenti in tempi rapidi. Capire meglio le psicopatologie. Mi interessa molto la comunicazione perché mi pare un tema essenziale per poter stabilire una relazione con il paziente. Mi interessa soprattutto la questione dei protocolli. Sicuramente le nuove applicazioni, le future applicazioni, è molto interessante l'esposto di oggi sul nuovo strumento diagnostico. Pues por lo menos los terapeutas estratégicos han hablado mucho del tema de la importancia del contexto cuando se tiene en cuenta un problema.